Amici Radiofonica, benvenuti, siamo al Chroma Festival direttamente con Rez e Achille. E siete del duo? Del duo Rez e Achille. Ok, perfetto. Come vi trovate al Chroma Festival? Noi ci troviamo sempre bene. Benissimo, al Chroma Festival. Già sono diversi anni, comunque sia, ragazzi, ci chiamano, per noi è un piacere, un onore far parte di questa festa che abbastia da molta visibilità a questa piccola comunità di persone che comunque si impegnano in tanti a fare questa festa, e ci fa molto molto piacere. Quindi siete di Bastia? Sì, noi siamo entrambi di Bastia, quindi per noi è doppiamente un piacere essere qua a supportare questa bellissima iniziativa che si tiene da anni, e noi, come già detto lui, abbiamo la fortuna di essere stati partecipe ogni edizione. Quindi ok, cosa vi aspettate da questo Chroma Festival? Sicuramente sarà qualcosa di molto più grande rispetto agli altri anni, perché i ragazzi sono impegnati molto di più e hanno fatto degli investimenti fisici ed economici per arrivare a fare tutto quello che magari non vedete, però noi riusciamo fortunatamente a vedere, quindi sicuramente sarà qualcosa di molto più bello quest'anno. Il tempo forse non li ha aiutati moltissimo nella parte organizzativa, però si sono fatti il culo, ho detto diciamola tutta. E gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Noi abbiamo avuto l'onore di aprire il festival e speriamo che sia bellissimo da quando abbiamo iniziato noi fino a quando si esibirà l'ultimo artista. All'ultimo disco dell'ultimo artista. Benissimo. Cosa vi aspettate da questo Chroma? Ci aspettiamo che sicuramente ci sia molta affluenza, perché la gente deve rispondere a un evento organizzato. Iniziative così valide vanno premiate. E spero che i bastioli e non solo accorrano. Un saluto per Radiofonica. Un grande saluto, un bacione da Rez e Achille.